In the morning I'll be fine. In the morning I'll be right. If I go away. Salve a tutti ragazzi, qui Medara. E lo so cosa sto facendo. Sto facendo un nuovo mondo e sto registrando. Medara is back, va bene. Finalmente Medara is back, va bene. E intanto creiamo e adesso parliamo un bel po'. Vi racconto la mia vita passata di questi 2 anni più o meno che non ho registrato. Tanto che Loada il Wordo e builda i terreni. Diciamo che mi sono svegliato stamattina e ho detto cazzo. Però da una vita che non gioco a Minecraft. Perché non gioco a Minecraft? Vabbè, apriamo Minecraft. Dai che ci diamo un bel mondino giusto per rilassarci. Quello che ti fa le cose belle con calma. Eccoci qua intanto. Carica, carica, carica. Cazzo, già le pecore, che botta di culo. Ma quando è che ci ribecchiamo subito le pecore appena arrivati? Mai tipo. Facciamoci tutte le cose allora. E andiamo subito a prenderci quelle pecore. E quindi, boh, faccio il mio mondo, logo, cioè entro nel mondo e dico, ma dai, possiamo anche registrarlo tanto, cioè non mi costa niente ormai con il computer che c'ho, sto un secondo a fare tutto, è come fare normalmente. So che c'ho il canale pressoché inattivo, però io la mia serie la farò in ugual modo in ogni caso, perché tanto Minecraft ci gioco lo stesso, quindi non mi costa nulla andare avanti con la serie. Quindi la farò in ogni caso. Se qualcuno della vecchia guardia mi segue, sono veramente, 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 veramente contento. Riprendiamoci al working bench. E quindi iniziamo allora. Boh, ho ripiantato sapling perché si ripianta sempre, ragazzi. Sono molto ambientalista su Minecraft. Prendiamo subito queste pecore. Ok, una, due, oh, volevo tirarsi anche una grigia chiara e una bianca e no, di lupo, e no, di lupo. C'è anche un bel po' di carbone là, però è un po' un casino andarlo a prendere adesso là. Allora, madonna, ancora pecore. Botto di culo. Ci riempiamo anche di carne. Ho avuto la genialata che effettivamente non è che una pecora quando la uccidi ti dà soltanto della lana. Oggettivamente, comunque ragazzi, io mi metto a raccogliere un po' di roba, un po' di roba, giusto vi taglio la parte quelle brutte iniziali, ok, e ci vediamo tra poco 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 poco, dai. Eccoci qua nel mio umile buco, ragazzi, il mio buco di partenza. E devo dire che mi ha già reso molto molto abbastanza questo buco, perché ho già trovato un bel po' sia di carbone molibicola, sia di carbone che di anche qualche ferro di già, quindi non mi lamentiamo, dai, non mi lamentiamo. Vedete, io le miniere me le scavicchio così, alte 3 e con un buco diciamo centrale tra le due righe di due, perché così o becchi da una parte o becchi dall'altra il minerale, la vena, e non perdi nulla, nulla, nulla. Bene, adesso faccio un altro giretto, mi prendo ancora un po' di robe, faccio bagagli, tiriamo su baracca burattini e pensavo di iniziare a cercare casa subito, siccome siamo messi abbastanza bene. Quindi ragazzi, ci vediamo prossimamente là, tra poco. Sì, là. Là, dai. Cioè, ragazzi, oltre che alle pecore subito, quando è che vi capita la botta di culo di trovare per strada? Cioè, proprio per strada, ok? Il ferro. È quasi come paragonato quando ti trovi un centone per terra in strada e dici no, è impossibile. Invece è possibile, cioè guardate, farlo per strada. Boh, adesso magari non lo lutta nemmeno perché mi lutta l'alberello, no, ok. Lascio già l'alberello. Sapete quanto? Poi, tra l'altro, proprio botte di culo a gogo. Poi, boh. E quindi, boh, magari farà anche notte perché c'è talmente tanta roba qua che non riusciamo nemeno a. Boh, raccogliamo tutto noi. C'è anche carbone là, ecco, a posto. Boh, fa veramente notte qua. Vabbè, raccogliamo tutta questa cosa qua. E
Ok, ragazzi, ho trovato il mio spot, ovviamente full of pecore. Prima dove ho trovato il ferro era là, nel mezzo, dove avevo la casetta, il buco era là, e dove siamo spawnati all'inizio era di là. Ok, quindi, ma mi pare bene, queste montagne qua promettono bene, abbiamo la neve in alto, il mare è relativamente vicino, ok, è relativamente vicino, e boh, dove la costruiamo? Dove la costruiamo? Dove la costruiamo? Ecco, tutto carino. Qua, sì, dai, qua. Ragazzi, adesso mi sa che velocizzo la costruzione e farò e parlerò postumo in fase di editing. Dai, dai, sì, così non vi trevio con la mia casetta. Go! Ok, eccoci qua a posto, miei ragazzi. Boh, allora, cosa ho fatto della mia vita? Magari i fan più vecchi gli piacerebbe saperlo anche. Complessivamente sto abbastanza andando avanti con... Cioè, abbastanza, relativamente abbastanza andando avanti con l'università. E io avrei sempre tanta voglia di fare video, però col fatto che sono quasi sempre su un'università a Padova in appartamento. Il computer che ho là è il mio portatile, che già Minecraft è pesantissimo, madonna. Veramente pesante, pesante. Se poi anche deve anche registrare sopra, non ce la fa. E quindi cerco di sfruttare più possibile il computer a casa. E quel poco che gioco cerco di registrare adesso, dai. Vediamo cosa riusciremo a fare. E poi cos'altro ho fatto? Una bellissima esperienza in Sardegna. In Sardegna ho lavorato come animatore in un villaggio turistico alla Maddalena, che per chi non lo sapesse è il villaggio, villaggio, sì, la Maddalena è il villaggio. È l'isola dell'arcipelago che c'è a nord della Sardegna, a nord-est della Sardegna, ok? Che è veramente bellissimo. È per dirci, ovviamente per dircelo. È dove c'è la spiaggia rosa, c'è veramente la spiaggia tutta rosa. Vabbè, perché c'è sto mollusco del cavolo che lascia giù le sue cose e la fa diventare rosa. No, mi sono divertito veramente tanto, ora di sonno tipo zero, perché ovviamente è zero, però ho imparato tantissimo. Già io che sono uno che, nel senso, si scazza a parlare con le... Madonna che culo, mi è finita giusto la pala. Che si scazza abbastanza a parlare con le persone, più che altro no, non perché sono sulle mie, perché io sono abbastanza freddo come persona in realtà, per quanto magari non può sembrare. E quindi mi sono abbastanza, non dico, ho dovuto sciogliermi veramente per parlare con le persone. E poi vabbè, quella è l'isola del vento, ho imparato ad andare a vela, ho imparato ad andare soprattutto in windsurf, che mi sono divertito veramente tanto. Ho le mani massacrate ancora dopo 2 settimane che sono tornato. Ho ancora le vesciche barracalli. Poi una spiaggia di sassolini schifosi. Quindi camminarci 3 settimane sopra perché ho fatto un bagnino barra animatore. Quindi ero anche, diciamo, più in voga. Sì, più in voga. Esatto. Più o meno, dai. Quindi così adesso sono tornato. Riprendo con la mia università. Ah, l'ho messa giusta per la plate. Sì, dai. Sì, ok, sembrava di no. E quindi così, facendo riassunto fastissimo. Come avete visto, ho sempre comunque pensato di fare video perché facevo i miei bei video di League of Legends. Però ovviamente, anzi, forse mi impiegavo più tempo a fare il montaggio di quelli che non altro, ma anche là pensavo appunto, tanto ci devo giocare, registrarlo. Cazzo mi costa. Quindi, madonna, mi si è aperta la porta. E quindi così, stiamo arrivando alla fine della mia casetta, adesso farò il soffitto. Boh, e secondo la vecchia guardia gli può far piacere questa cosa, me lo scriva pure, non so quanta gente ci sarà, vediamo. Se avete tipo qualche idea di base per farmi costruzioni, cose... Io ho già un po' di idee e il posto me le sta anche già un pochettino dando. Però dicete pure, dai, dai. Boh, e io aspetto che mi finisce questo velocizzo.
so più cosa dire. Ciao, sono Medalla 94. Alex alias Medalla 94. Sto finendo il mio tutto. Ciao, 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 ciao. Eccoci qua, ragazzi. Allora, io adesso faccerò le nanne con gli abbellimenti nelle case. E direi che ci vediamo alla prossima ormai. Vediamo cosa facciamo alla prossima. Dai, ci penso un pochettino e vediamo. Ciao a tutti, ragazzi. Yeah, raccontate che non lo dicevo.